Il taglio del nastro da parte di Massimo Moratti è l'emblema di una giornata da consegnare alla storia per tutta Tavernelle, con l'inaugurazione del nuovo impianto alla memoria del padre Angelo. Un pomeriggio speciale con l'ex presidente dell'Inter, che ha voluto essere presente di persona alla cerimonia. Ad accompagnarlo la sorella Bedi e responsabile del settore giovanile giallo-verde Salvatore Bagni. A fare gli onori di casa i presidenti Mauro Antolini e Giulio Panfoli, oltre ai sindaci di Panicale Giulio Cherubini e di Piegaro Roberto Ferricelli. Prima tappa, la visita al museo paleontologico di Pietrafitta, nel ricordo di quando Angelo Moratti acquistò alla fine degli anni 30 le miniere di lignite della zona. A seguire, nel 1944, i successi imprenditoriali alimentarono la passione per il calcio, facendo nascere così la Somintra, società mineraria del Trasimeno, che raccolse i migliori giocatori della zona nell'immediato secondo dopoguerra. Curiosità, la Somintra vestiva le maglie nerazzurre, proprio come avrebbe fatto a partire dal 1955 quella che sarebbe diventata la grande Inter di Angelo Moratti. Poi, all'arrivo all'impianto di Tavernelle, un autentico bagno di folla, con Moratti che si trova davanti l'immagine del campo diviso in tanti piccoli campetti, con i piccoli amici di Tavernelle, Madonnalta, Chiusi e Piavese impegnati in un mini torneo. Moratti, accolto da un grande applauso, ordina subito di aprire i cancelli e inizia la festa giallo-verde. La storia di Angelo Moratti però è anche quella di Italo, 81 anni, dipendente della Somintra, assunto giovanissimo ad appena 14 anni. Mi ricordo Massimo bambino che vestiva insieme al papà. Io ho conosciuto il padre, ma era un uomo dinamico e spolveravo la macchina perché la lasciava in garage dove ero io, e lì, ecco, non ho molto da dire perché sono impreparato. Aveva 14 anni, no? 14 anni, sì. L'ex presidente nerazzurro viene omaggiato di una ceramica di Deruta appositamente realizzata e del libro del giornalista Michele Marzoli, Leggenda giallo-verde, il Tavernelle delle origini fra Velox e Somintra. Poi la passerella dei ragazzi del settore giovanile e della prima squadra del Tavernelle nel nuovo impianto. Lo stadio Angelo Moratti di Tavernelle da oggi è realtà.